Ciao, il bambinone, come riconoscerlo ed evitarlo? Ci sono molti uomini che sono rimasti un po' dei bambini, possono avere 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni, ma cambia poco. E come fare a riconoscerlo? Beh, intanto normalmente il bambinone non vuole assumersi responsabilità, per cui tende a non definire le situazioni, tende a non dire siamo fidanzati, siamo, resta sempre nel vago, nel limbo, non importa che abbia 20 anni o che ne abbia 50, l'atteggiamento è sempre lo stesso perché il bambino dentro non cresce mai. E poi non prende appunto decisioni, oltre a non definire la situazione, non prende decisioni, resta sempre nel vago, sì, poi faremo, andremo, posticipa tutto al futuro. Ah, faremo un bel viaggio, poi compreremo casa, tutto nel futuro senza far niente poi di concreto per andare in quella direzione. Altra caratteristica fondamentale è che dipende molto dalla mamma, dal teme il giudizio della mamma, e della sua mamma ovviamente. Altra cosa fondamentale è che è attratto molto dall'esteriorità, ma ha difficoltà a entrare in collegamento profondo, entrare a percepire l'anima dell'altra persona, si limita molto alla superficie e poi ha paura delle donne, ha paura di legarsi con le donne perché di fatto teme anche la mamma. Il rapporto che lo rende bambinone perché teme la mamma come figura simbolo. E quindi da un certo punto di vista si rende succube, però tutte le altre donne da un certo punto di vista sono viste come antagoniste della mamma. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!